Ciao! Oggi parliamo di tonico. Il tonico non è né un detergente né uno struccante, ma è un prodotto che va a depurare la nostra pelle in profondità, eliminando batteri di impurità e riequilibrando il pH della pelle dopo la detersione. Oggi appunto vi voglio presentare la Perskin Tonico della Swiss Care, che rivoluziona il concetto di tonico con una formulazione unica unita alla praticità dell'applicazione e alla fine nebulizzazione. Infatti, la sua assoluta praticità lo rende un prodotto che noi amiamo tantissimo perché diventa molto efficace, ma nello stesso molto molto pratico, perché basta aprirlo e spruzzarlo direttamente sulla pelle del nostro viso senza utilizzare poi dischetti di cotone, mani o altri strumenti che di solito dobbiamo utilizzare. Quindi veloce, pratico e davvero ricco di principi attivi, quali innanzitutto la vitamina C, che è quella che vediamo proprio scritta nella confezione, con un fortissimo potere antiossidante che aiuta anche la produzione nu di nuovo collagene. Poi abbiamo all'interno l'acqua di mare, che è una fonte ricca di minerali e di oligoelementi che vanno a nutrire e a completare il benessere della pelle del nostro viso. Abbiamo probiotici e prebiotici che favoriscono l'equilibrio del microbiota cutaneo, praticamente quell'insieme di microrganismi che vivono nella superficie della nostra pelle, che per farla stare in salute devono essere sempre in equilibrio. E poi abbiamo il succo di aloe ad azione lenitiva ed idratante, non dimentichiamo l'acido ialuronico per idratare sempre più in profondità appunto la pelle del nostro viso. Quindi abbiamo un nuovo prodotto Swiss Care con tutte le caratteristiche che noi donne cerchiamo, quindi assoluta efficacia e nello stesso tempo molta praticità, che va a completare la nostra routine di bellezza senza farci perdere tempo e arricchendo in modo importante il benessere della nostra pelle. Se hai delle domande, io sono a disposizione, contattami, scrivimi, risponderò molto volentieri. Invece, per tutto il resto, ci vediamo la prossima volta.